Eccoci, siamo in diretta? Ci siete? Non so se mi sono collegata. Allora, se ci siete, fatemi sapere se siete riuscite a collegarvi sulla pagina di Xtreme Gym Villaggio Fitness. Allora, Lia c'è, eccone una. Vediamo, eccole. Dai, dai, appena siamo tutti, cominciamo. Intanto, buon primo maggio, festa del lavoratore a tutti, soprattutto, insomma, a chi purtroppo il lavoro per ora non ce l'ha. Si spera sempre che possa festeggiare di nuovo questo giorno, come sempre, come abbiamo sempre fatto ogni anno e per tutti. Allora, ciao Tiziana, ciao Lia, dai, 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 che... Cos'è successo? Boh, sono collegata, datemi un ok, ditemi ciao, non so se mi sentite, se va bene la voce, se ci siete. Allora, intanto vi spiego, oggi andremo a fare un'altra lezione di Pilates. Ciao Silvia, ciao Veronica, eccole, stanno arrivando. Ciao Antonella, ciao Vale, Donatella, buon pomeriggio a tutti. Allora, intanto vi dico quello che serve per la programmazione della settimana prossima. Lo so che oggi è festa. Tanti mi hanno detto: ma è festa, perché fa lezione? Perché così mangiamo di meno e ci vogliamo più bene, eh? E anche perché, insomma, con tanto cibo sullo stomaco non si riesce a fare attività sportiva. Quindi un input per cercare. Ciao Laura, Marzia, ciao Simona, ciao Gioia. Allora, la settimana prossima avete tutto questo weekend, anche perché se noi ci fossimo fermati oggi sarebbero stati 3 i giorni di seguito in cui non avremmo fatto nulla, non ci saremmo allenate. Invece oggi facciamo lezione. Ciao Silena, benvenuta. E così possiamo stare sabato e domenica a riposo per poi ricominciare lunedì. Per la settimana prossima, procuratevi una sedia stabile per le lezioni, dove sulla quale possiamo salirci. Procuratevi il bilanciere, anche uno fatto in casa di quelli che ho pubblicato l'altro giorno, grazie a Francesca Betti, e i nostri soliti pesetti, le nostre solite pezzette. E domani vi pubblicherò la programmazione di tutta la settimana prossima, va bene? Ogni giorno faremo una lezione diversa. Allora, ciao Miriam, oggi abbiamo anche una nuova compilation. Ho scoperto questa artista molto carina che fa delle musiche carine. Ciao Floriana, estetica, chi sei? Venere? Che è Angun? Allora, siamo pronti? Io metto la musica, cominciamo il nostro riscaldamento. Per oggi ci serve solo il nostro tappetino, con il nostro plaid, quello che avete. Ciao Monica. Ciao Filo, ecco, siamo pronti, cominciamo a riscaldarci. Ditemi se sentite la musica, se è troppo alta, troppo bassa, se mi sentite con la voce. E inspiro, comincio, gambe divaricate all'altezza delle anche, fuori aria. Inspiro e fuori aria. Inspiro e fuori aria. Inspiro, ciao Gabriella, ciao Francesca, ecco anche Annalisa. Inspiro e fuori aria. Fuori aria. Resto, adesso porto le mani verso il pavimento, testa verso il basso e testa su, mani verso il su.
la spalla destra e verso la spalla sinistra. Adesso vado a fare una mezza luna con la testa senza muovere le spalle. Il vento passa attraverso lo sterno, da una spalla all'altra. Ciao Margherita, Marge. Resto giù, porto le mani dietro la nuca, chiudo i gomiti e faccio ruotare il capo da una parte all'altra. E torno. Circolazione delle spalle dietro. E circolazione delle spalle in avanti. Circolazione di braccio destro, respiro, piedi avanti. Le spalle sono mobili, gira solo il braccio destro. Cambio, braccio sinistro. Non giriamo le spalle in busto, ma solo il braccio. Facciamo una bella circolazione ampia, opponendoci con la spalla opposta. Ciao Maria Patrizia. E cambio, dietro avanti. Cambio, cambio il braccio. Portiamo avanti le braccia, allunghiamo le scapole allontanandole dalla colonna e le avviciniamo, buttando fuori aria. Ciao Franca, ciao Raffa e fuori aria. Ciao Lilli, ciao Cristina. Inspiro e fuori aria stringo. Inspiro allontano e fuori aria stringo. Divarichiamo le braccia all'altezza delle spalle. Occhio, un palmo lo giriamo verso l'alto e l'altro verso il soffitto. Prendo aria e fuori aria. Vado. Braccio su, destra, sinistro, giù e vado a fare una flessione. Ciao Paola. Inspiro, torno, cambio senso. Giro il braccio destro verso il basso, il sinistro verso l'alto e vado a fare una flessione. Ogni volta che fletto il busto, inspiro e fuori aria, butto fuori aria e allungo tutta la fascia laterale. Inspiro e fuori aria. Ti piace la musichetta di oggi? E fuori aria giù. Inspiro e fuori aria. Inspiro, c'è l'ultimo. Abbandonata in avanti, disegno sul pavimento dei cerchi con le braccia.
piede cerchiamo di andare con il peso del corpo al centro delle due dita, delle prime due dita, quindi al centro dell'alluce, dell'anulare, sì, dell'anulare, dell'indice. Quindi non andiamo sul mignolo, andiamo sempre sull'alluce, inspiro e fuori aria. Ciao Rita, e chiudiamo le gambe, andiamo giù, mezza e cambio. Ora portiamo un piede a petto, un ginocchio a petto, facciamo salire il piede lungo la gamba, inspiro, fuori aria, stendo e giù, inspiro, fuori aria, stendo e giù. Le anche non si muovono, non si sposta la colonna, l'addome è sempre ben contratto, le spalle sono ferme. Inspiro, ciao Simona, fuori aria e giù. Inspiro, fuori aria e giù. Inspiro, fuori aria e giù. Inspiro, fuori aria. Stessa cosa, apriamo le ginocchia. Inspiro, fuori aria, apro il ginocchio e scendo. I fianchi non ruotano, restano immobili. Inspiro, fuori aria, spalle anche le une sulle altre, senza mai andare a ruotare la colonna. Sono immobili. Gira solo il ginocchio. Inspiro, buttiamo fuori aria quando gira il ginocchio, così possiamo contrarre bene la parte addominale che ci tiene fermi la schiena. Fuori aria, inspiro e fuori aria. Stessa cosa, facciamo lo stesso esercizio senza muovere spalle, anche al contrario, inspiro e fuori aria. Quindi apro il ginocchio, lo chiudo e vado giù a piedi uniti. Inspiro, fuori aria, giù. Le spalle e le anche non si muovono. Mai, tenere sempre spalle e fianchi paralleli. Inspiro e fuori aria. Ciao Giusy. Ok, adesso inspiro, porto la gamba in avanti. Fuori aria, apro la gamba, apro le braccia e chiudo. Inspiro, l'altra gamba. Fuori aria e chiudo. Il sedere è sempre stretto, l'addome è sempre contratto e le spalle, le anche non si muovono. Questo esercizio vi porterà a fare questo, a spostare la gamba con il fianco. Noi dobbiamo cercare di tenerlo fermo e aprire le gambe con una pagina di libro. Inspiro, fuori aria, apro, stringo proprio il sedere, chiudo. Inspiro, fuori aria, chiudo. Inspiro, fuori aria e chiudo. Ciao, ancora due e l'ultimo. Adesso porto su solo la gamba destra e faccio dei piccoli cerchi senza muovere le spalle e i fianchi, dei piccoli cerchi con la gamba. Le mie spalle sono immobili come sono immobili le mie anche. Gira solo la gamba, mi raccomando. Dai. Lentamente. Non fate i giri veloci, perché se fate i giri veloci di sicuro vi si muoverà tutto. Invece dobbiamo cercare di tenere il tronco completamente immobile e di girare solo. Ecco la mia merimela. E chiudo. Cambio gamba, inspiro, fuori aria. Su Maria Claudia, dai! Dai che poi mercoledì ti faccio fare IT, su! È stato votato di nuovo IT, ti ho dato questa brutta notizia, vero? Fermi con le spalle, mi raccomando, forte l'addome, vai, cerchietti. E giù.
punteggio. Se vi brucia questo muscolo è normale, state tranquilli, stiamo lavorando con i cinque femorali. Dove ben contratto, non perdete mai la contrazione addominale. E torno, dove vado? Vado di nuovo giù, vado su con i talloni e molleggio tenendo i talloni verso l'alto. Molleggio, le braccia sono divaricate. Giù il tallone. Torno, vendo aria e fuori aria, vado giù, porto.
Ilaria, tirato giù. Arrotolo la colonna. Leggo le ginocchia e tocco il pavimento. Stendo la gamba sinistra e tengo la destra piegata. Il resto. La testa è abbandonata, le spalle cadono in avanti. Piego tutte e due le gambe, inspiro e seguo l'aria. Leggo lentamente. Vai ancora, inspiro. L'aria, vado giù. Piego tutte e due le gambe. Tocco il pavimento, stendo la gamba destra. Il resto. Respiro, Prendo aria, flesso tutte e due le ginocchia e adesso l'aria srotolo. Ripetiamo ancora, inspiro. E fuori aria, vado giù, arrotolo la colonna. Letto le ginocchia, arrivo a toccare il pavimento. Stendo la gamba sinistra. Resto. E da qua inspiro, flesso tutte e due le ginocchia e ritorno su. Roll down semplice, arrivo a terra con tutte e due le gambe teso, inspiro, fuori aria, rotolo senza piegare le ginocchia, arrivo giù 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 giù, al massimo, leggo le ginocchia, inspiro e sono su, srotolate la colonna lentamente dal coccige fino alla cervicale, inspiro e fuori aria, vado. Non piegate la testa, serve solo schiacciare la cervicale, inspiro e fuori aria vengo su. Arrivate sempre più o meno al vostro massimo a gambe tese, inspiro e fuori aria vado giù, arrivo al mio massimo a gambe tese, quindi tocco il pavimento e poi fletto e fuori aria vengo su. Vai, espiro. Fuori aria giù. Ci mettiamo seduti. Gambe sbarcate all'altezza delle anche. Braccia divaricate all'altezza delle spalle. Inspiro e fuori aria. Esercizio una torsione del busto senza muovere le gambe. Nella torsione del busto è quasi, guardate, mi metto di profilo, fare questo quando giro il busto, vedete? Le gambe devono essere immobili, devo provare a girare il busto senza muovere le gambe, ok? Vai, inspiro e fuori aria, la schiena è completamente dritta, ogni volta che passo per il centro inspiro, le spalle sono sempre spinte, lontano dalle orecchie, ok? Quindi verso il basso e fuori aria, inspiro 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 e fuori aria. Flettiamo le ginocchia, braccia in avanti, colonna abbandonata sulle ginocchia e respiro. Torno su lentamente, distendo di nuovo le gambe all'altezza delle anche. Vado con i gomiti all'altezza delle spalle, quindi le braccia sono piegate, eseguo la stessa torsione facendo due molleggi, inspiro e fuori aria, inspiro, torno al centro e fuori aria, inspiro, la schiena è sempre completamente dritta, mi raccomando, non si curva, dritta la schiena. Thank you.
sempre ferme, quindi non slittano le gambe, sono immobili, mi raccomando. La gamba destra, quella che avete piegato sopra l'altra gamba, ma tenetela morbida, lasciatela andare, spingete le mani e le spalle. Sull'altra, ok? Quindi spingiamo le spalle in avanti, la gamba è morbida, questa non la tenete in tensione, che non serve a niente, deve essere morbida, aperta lì, devono solo spingere le gambe verso la gamba piegata di terra, le spalle, scusate. E fuori aria.
molleggio, molleggio, tengo la testa abbandonata in avanti, la colonna è abbandonata in avanti. Adesso ruoto le braccia, le porto in avanti e allungo la colonna. Ragazzi, non si manca la schiena è completamente
ti appiccicate al tappetino durante questo esercizio. Se vi si inalca la schiena, il cerchietto lo farete ancora più piccolo invece di scendere troppo con la gamba. Ok? Quindi piccoli cerchietti, l'importante è che non si inalchi la schiena. Dai Vanessa, su! Sei arrivata in ritardo, Vanessa? O sbaglio? Ricordatevi il cerchietto che state facendo, quindi fuori dentro, fuori e poi dentro, e adesso recupero, ginocchia al petto. Portiamo una gamba distesa al pavimento, l'altra la lasciamo al petto. Lascio l'altra gamba e la distendo al pavimento. Teniamo ben spiaccicato il ginocchio verso il petto e la schiena completamente a terra. Porto di nuovo al petto tutte e due le ginocchia e distendo di nuovo le gambe al soffitto. Braccia divaricate con i palmi sempre verso il pavimento. Non le portate troppo più su delle spalle, sempre per non andare su le asse. Uno. E secondo, perché così alzate anche le spalle. Invece le spalle sono sempre spinte verso il basso, anche in questi esercizi. Ok? Faccio la stessa cosa. Una senza. Ecco, faccio la stessa cosa. Vado avanti e cerchietto torno. Inspiro e fuori aria cerco in avanti. E fuori aria scende verso il basso. Prima abbiamo fatto in apertura, adesso quindi prima giù, poi apro e poi chiudo. Inspiro e fuori aria. Inspiro e fuori aria. Durante questi esercizi non bisogna oscillare così il sedere, eh? Il sedere è completamente immobile, quindi io cerchio con una gamba ma mi apro al libro. Pagina di libro come abbiamo fatto in piedi, l'altra parte è in opposizione. E noi sa, se vi tremano le gambe in questa posizione è normale, se fate fatica è normale perché le gambe pesano, se inarcate la schiena non è normale. Quindi chi non ce la fa a tenere le gambe tese, perché altrimenti inarca la schiena, può tenere le semiflesse e fare lo stesso esercizio con le gambe semiflesse. È la stessa cosa e teniamo la schiena in protezione, ok? Ginocchio al petto, recupero. Allora, tutte queste cose che io vi dico, mettetele in pratica, adesso vi fa male la schiena, che tanti poi dopo mi scrivono dopo. Dice, ma io quando le gambe tese mi fa male la schiena, però io vi ho detto che se fa male dobbiamo tenere o le gambe semiflesse o comunque fare un cerchietto più piccolo che vada più verso il soffitto e non verso il pavimento, ok? Bene, gambe a tavolino, inspiro, braccia al soffitto, fuori aria, per questo con testa e spalle. Adesso distendo di nuovo tutte e due le gambe al soffitto da questa posizione, inspiro e fuori aria. Prendo la gamba opposta, il braccio della gamba esce fuori, eseguo una torsione della spalla verso la gamba opposta, torno al centro prendendo aria e fuori aria vado. La testa e le spalle sono sempre sollevate, non si abbassano mai, quindi le mie spalle anche quando torno al centro, vedete, sono sollevate, non vado giù, resto su e prendo l'altra gamba. Inspiro, resto su al centro e fuori aria, vado. Inspiro, resto al centro e fuori aria, vado. Inspiro e fuori aria. Inspiro e fuori aria. Con una gamba che tirate verso il petto, ovviamente la schiena non dovrebbe inarcarsi. Semmai se dovesse inarcare oppure rifamare durante questo esercizio, tenete la gamba che va giù semiflessa, cioè in questo modo qua.
rubato di nuovo il rosario. Dai Daniela, ciao! Adesso, inspiro, Daniela, e con le ginocchia. Spingo verso l'alto. Aiutatevi con le mani sul pavimento. Scendo via con le ginocchia e vado il roll down. Se non ce la fate, fatemi tenere i capelli oppure guardate la distensione delle gambe, rificcate sotto a un divano, sotto a un tavolo, piego. L'importante è che non date stratto via la schiena. Piego e fuori aria, vado. Inspiro, un minuto seduto. Allora, scendo, piego le gambe, spingo e scendo tenendo le gambe piegate, che è più semplice. Scivolo con le gambe avanti e vado in roll down. Ancora, inspiro, fuori aria, vado. È tosto questo esercizio, ma si può fare. Concentratevi, fatelo bene. Dai, dai. Dai, facciamo gli ultimi due. Spingo e scendo lentamente, gambe semiflesse. Vado su. Inspiro, mi metto seduta in dritta, fuori aria, giù, spingo di nuovo su, scendo lentamente, roll down, vado giù, inspiro, scendo e ginocchia a petto, recupero. Non era facilissimo, però il roll down abbiamo sempre fatto, il roll up pure, quindi metterlo insieme non era così difficile, eh? L'unica cosa è che chi non ce la fa a venire su ovviamente trova difficoltà, bisognerebbe farsi aiutare, ok? Allora, divarichiamo le braccia, inspiro, gambe a tavolino, fuori aria, ruoto tutte e due le gambe da un lato tenendo le spalle ben attaccate a terra, butto fuori aria, stendendo le gambe, inspiro, torno e fuori aria, ruoto le gambe dall'altro lato, stendo le gambe e torno, inspiro, fuori aria. Se non ce la fate a stendere le gambe perché sentite, ciao Graziella, ciao Teresa, perché sentite dolore dietro la schiena, le gambe non le stendete, fate la stessa cosa tenendo le gambe piegate da un lato e ruotate dall'altro lato tenendo sempre le gambe piegate. L'importante è avere, vedete, la scapola completamente appiccicata a terra, non si alza così, non si stacca dal pavimento per ruotare, resta appiccicata a terra, quindi gambe tese o gambe piegate è la stessa cosa, le spalle sono a terra. Inspiro e fuori aria. Inspiro, quando vengo al centro, e fuori aria. Adesso provate anche a girare la testa nel lato opposto. Fuori aria, giro la testa nel lato opposto e le gambe. Destra, testa a sinistra. Gambe a sinistra, testa a destra. Dai, facciamo gli ultimi quattro. Ciao Laura! E due. E facciamo l'ultimo. E giù. Teniamo una gamba piegata a terra, l'altra distesa sul piso. Cerchiamo di prenderci la punta del piede. Se non ce la facciamo, possiamo prendere anche la caviglia, il polpaccio, il ginocchio, quello che ci pare. L'importante è che andiamo a
prende verso l'esterno una gamba per tirarla verso l'interno. Tengo, tengo, lo so che tira. Così diventiamo più alte. Alte bionde e occhi azzurri. Torno. Rimetto le ginocchia al petto. Torno lentamente, chiudo piano 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 le gambe, incrocio la gamba destra sulla sinistra, con il braccio sinistro vado a spingere con il gomito il ginocchio della gamba destra ed eseguo una torsione.
talloni. Inspiro con le braccia divaricate, eseguo la retroversione del bacino, quindi in avanti curvando la colonna e chiudo le mani all'altezza delle spalle guardando l'ombelico. In questa posizione stiamo facendo stretching ai quadricipiti, quindi dobbiamo andare un po' dietro con la schiena, ve lo faccio di profilo. Questo, la schiena è curva, eh? Ora metto le mani lentamente avanti, spingo i talloni verso il pavimento e con le mani spingo le spalle verso le gambe, tenendo le gambe tese, le braccia tese. Adesso fletto poco poco le ginocchia e cammino lentamente con le mani verso la punta dei piedi. Da qui inspiro e fuori aria srotolo. Ritorno in posizione verticale e vado ad arrotare. Braccio destro e sinistro verso il soffitto, tenendo morbida la gamba di terra. L'atto tenendo la testa, il centro della testa che va verso il soffitto, il sedere ben stretto, l'addome ben contratto, tutta la colonna si allunga verso il soffitto. Spiro. Adesso resto su, prendo aria e butto fuori aria giù. E grazie a tutti di essere stati con me anche in questo giorno di festa. Ci siamo fatti compagnia in questo giorno dove va festeggiato il lavoratore. Siamo tutti lavoratori, anche se magari qualcuno non ce l'ha per il momento, ma siamo stati comunque tutti vicini e grazie per essermi stata vicino anche oggi. Sono molto contenta, mi scrivete in tantissimi anche in privato, quindi sono veramente contenta. Non vi preoccupate di scrivermi per chiedermi qualsiasi cosa, quindi spiegazioni di esercizi, consigli, quindi non vi preoccupate, scrivetemi. Se non avete capito qualcosa, io sono sempre, se non vi rispondo subito, insomma, vi risponderò e almeno così qualche dubbio va tolto. Quindi sono contenta di chi mi scrive dicendomi che sta avendo dei risultati e dei miglioramenti da quando abbiamo cominciato, quindi sono veramente molto contenta. Allora, per non essere 10 miliardi di volte ripetitiva, ringrazio ancora tutti e voglio dirvi: preparatevi il bilanciere, preparatevi una sedia resistente, preparatevi le solite bottigline d'acqua, eccetera, che domani, ciao Simona, vi pubblico il programma della settimana. Faremo ogni giorno una lezione diversa. L'unica cosa che resterà uguale è il Pilates lunedì e venerdì, ok? Negli altri giorni cercherò di diversificare un po' le lezioni per non farle sempre tutte uguali e farvi divertire anche un po' di più. Quindi vi pubblicherò domani il programma di tutta la settimana. Intanto vi auguro di trascorrere questa giornata e questo weekend nel migliore dei modi. Noi ci vediamo, ciao cara Terry, noi ci vediamo lunedì, buon fine settimana a tutti, grazie di essere stati con me, un bacione.